Ricerca senza esito per le due persone disperse durante l'ondata di maltempo che ha colpito le Marche. Ritrovato lo zainetto del piccolo Mattia a 8 km di distanza dal punto in cui il bimbo è stato travolto dall'acqua. Ad Ostra prevalgono rabbia e disperazione. Tante persone ho visto questi giorni passare qui davanti, persone di spicco, con la camicia. Qua ti devi presentare con gli stivali. Non serve la camicia, non serve un titolo di studio. Siete ridicoli! È stato un evento straordinario e non prevedibile. La giunta regionale in conferenza stampa coi tecnici per spiegare l'allerta meteo emanata e il fenomeno che venerdì ha scaricato enormi quantitativi d'acqua nella stessa zona. I fiumi hanno visto risalite di 6 metri in sole 2 ore e poi il punto sui lavori realizzati lungo i fiumi. Centinaia di persone al lavoro per liberare dal fango case, negozi e strade. La provincia di Pesaro Urbino ha ripristinato i collegamenti di emergenza, ma è compromesso l'80% della viabilità che gravita sul Catria. Oggi i sopralluoghi del capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Aziende distrutte, gravi danni alle colture, decine di vacche morte fulminate. La Confederazione Italiana Agricoltori lancia l'allarme e chiede interventi urgenti, tra cui la moratoria sui mutui e l'estensione del credito d'imposta. Tempesta di pioggia e vento con raffiche fino a 100 km orari. Proseguite anche oggi le operazioni di pulizia dopo la strage di rami e alberi caduti in strada e sulle auto. Danni anche agli stabilimenti balneari. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano l'alluvione con le ricerche del piccolo Mattia, 8 anni, di San Lorenzo in Campo e di Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara, in provincia di Ancona. Al momento dunque restano 11 le vittime accertate. Intanto proseguono le indagini per i reati di inondazione colposa e omicidio colposo plurimo. Dopo l'inchiesta della Procura di Ancona si aggiunge anche quella della Procura di Urbino, sempre a carico di ignoti. Allora partiamo dal servizio realizzato da Filippo Pucci, che questa mattina è andato ad Ostra, dove ha raccolto altre testimonianze. Sentite. Si spala ancora fango questa mattina nella frazione di Pianello, nel comune di Ostra, ad Ancona. I vasti campi non riescono più ad assorbire l'acqua che nei giorni scorsi hanno invaso case e strade. Ho le macchine. Te la tua lì? No, La furia del fiume ha portato con sé detriti, auto e oggetti di qualsiasi genere che ora si trovano abbandonati per tutto il tratto fluviale. Nel frattempo si liberano ancora auto rimaste bloccate dalla coltre di fango. La situazione ancora c'è poco. Poco è cambiato. Questa mattina mi hanno portato via la macchina, il soccorso stradale che avevo portato qua. Io abito in via San Girolamo qui e dall'alluvione 2014 la nostra esperienza ci aveva detto di mettere la macchina qua giù, che l'altra volta non ha toccato l'acqua, invece questa volta ce le ha portate via tutte e due, perché è stato molto molto più forte l'ondata. Si può vedere anche tutto intorno, la casa anche nel 2014 sono stata alluvionata lo stesso, ma due dita, questa volta a metro e mezzo, quindi dentro nella mia cucina ho buttato via tutto. E noi da qui nel piccolo, cioè da qui abitiamo a 300 metri, il tempo di correre già l'acqua ci veniva incontro. E quindi ci siamo salvati andando nei piani alti e poi ci ha sfondato il portone, quindi avevamo proprio il portone aperto con l'acqua che girava a mulinello, potevamo solo stare a guardare e aspettare, nient'altro. Però la paura è stata paura e poi la disperazione, cioè tanto. Solo che una cosa positiva, anche molto positiva, è il fatto che ci sono tante tante persone che aiutano. È una cosa che ti dà la forza anche di andare avanti, perché sai che arrivano queste persone e tu le accogli anche a casa che non c'è più, però è una cosa molto positiva. Grazie anzi a tutti quelli che sono venuti a casa mia, ma ne alle altre case a aiutare. È stata una cosa, è ancora una cosa enorme, insomma. Al momento restano 11 le vittime accertate tra Pianello di Ostra, Senigallia, Barbara, Trecastelli, Serra dei Conti e Rosora. Sono ancora in atto invece le ricerche sul fiume Nevola del piccolo Mattia, di 8 anni, che risulta ancora disperso dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta il 15 settembre a Senigallia.
Nelle scorse ore sarebbe stato ritrovato il suo zainetto a circa 8 km di distanza nella zona di Ripalta di Arcevia e Castelleone di Suasa. Gli uomini dei Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino e Protezione Civile sono al lavoro anche nelle ricerche della 56enne Brunella Q di Barbara, mentre è stato ritrovato vivo ad Acquaviva Picena dopo circa 30 ore l'uomo di 37 anni, Alessio Palanca. A Pianello di Ostra, il ponte che attraversa il fiume Misa mostra ancora i segni della potenza della corrente. Qui l'acqua, i detriti e tronchi di alberi sono arrivati fin sopra il piano stradale, creando un enorme tappo che ha poi tracimato su tutta la frazione, coinvolgendo fabbricati e abitazioni vicine. Arrabbiati e pieni di dolore, i residenti. Si poteva evitare, perché portare i segni fino a quel livello per arrivare a quel piano, cioè, ti fa capire che c'è stata molta ma molta incompetenza delle persone che spesso hanno un titolo di studio, una laurea, ma non capiscono un cazzo, portano soltanto la camicia. Tante persone ho visto questi giorni passare qui davanti, persone di spicco con la camicia. Qua ti devi presentare con gli stivali, non serve la camicia, non serve un titolo di studio. Siete ridicoli, vi dovete vergognare, vi dovete dimettere se avete i coglioni. Non dovete pensare solo ai soldi. È inutile che adesso, ieri, dopo 2 o 3 giorni che non ci ho avuto né acqua, luce, gas, ieri è ritornata la luce. Ho visto un piccolo TG, poi sono andato a dormire perché già mi vergognavo. Ho visto parlare un sindaco, non faccio nomi. Sentire parlare un sindaco che dice di imprevedibilità ti fa capire la sua grande incompetenza. E siccome anch'io lavoro nel pubblico, questo mi fa capire che cosa? Che tutti coloro che lavorano nel pubblico non devono fare un cazzo. Questo mi state trasmettendo, non lavorare. Quindi siete ridicoli, ridicoli. Ho dato io l'allarme, io personalmente. Nessuno preposto, diciamo, a fare questo tipo di lavoro è stato in grado di dare l'allarme nel momento opportuno. Nessuno è intervenuto, ho dato l'allarme. Ho scritto dei post sperando che qualcuno poteva magari intervenire con un caschetto, con una luce, perché io sinceramente ci ho provato, ne porto i segni, ho dei punti, mi devo andare a medicare. Porto la mascherina perché ho fatto un intervento pochi giorni fa, non posso respirare la polvere. Qua non si è visto nessuno, oggi? Ok, non c'è nessuno. A distanza di 2 o 3 giorni non si vede più nessuno che viene a dare una mano. Sono tutti privati, chiamati da noi. Dopo è inutile che parlate di stanziare i soldi non serve a nulla. Io ho perso mio nonno, chi me lo ridà? Ho perso 3 macchine. Dare il valore della macchina, il valore attuale, quello che ti dà 4 ruote, non è il valore effettivo. Il valore affettivo c'ha un altro tipo di valore. Quindi non parlate di stanziare soldi o quant'altro, dovete semplicemente intervenire subito, non voi, perché già siete stati incompetenti. Voi dovete dare le dimissioni, servono altre persone. Vergognatevi, e se sento in televisione o qualsiasi radio o qualsiasi parte che si parla di imprevedibilità, mettetevi una mano alla coscienza e levatevi subito dal cazzo. Non è stato dato l'allarme, sottolineo a chi deve fare tutte le varie indagini che si devono rendere conto che non è stata data l'allarme, sono persone incompetenti, ne devono pagare sia dal punto di vista penale, devono stare in carcere a vita e buttare via le chiavi, sia dal punto di vista economico, devono dare loro di tasca loro i soldi. Perché non devono dopo risarcire con i soldi dello Stato, perché poi ripago io un'altra volta dopo che pago le tasse. Loro devono risarcire con i soldi di loro. Poco più avanti, scantinati, abitazioni e garage vengono man mano liberati da mobili, biciclette e oggetti ormai inutilizzabili per essere poi caricati e buttati dagli scavatori in azione. In altri punti invece ringhiere e anche, come potete vedere qui, le porte dei garage sono state letteralmente divelte dalla potenza dell'acqua. Il fiume è uscito proprio qua vicino, è stato il punto peggiore, cioè l'acqua arrivava all'altezza della ringhiera, del cancello. Nessuno se l'aspettava, anche perché fuori non pioveva. La mia compagna mi ha ripetuto di continuo questa cosa, che lei assolutamente non si aspettava niente, fuori non pioveva, lei ha solo sentito. Non c'è stato nessun allarme, non c'è stato assolutamente niente, erano tutti tranquilli. Ha sentito solo un rumore di sottofondo in 2 secondi, un rumore grandissimo di sottofondo. Dopo 2 secondi si è trovata già l'acqua al ginocchio e l'unica cosa che ha fatto è preso mio figlio con la maglietta e le mutandine che ha appena fatto la doccia e corsa di sopra con lo zainetto e 2 cose in croce. Dopo nemmeno un minuto già l'acqua al vicino, che si era svegliato nel sonno, gli arrivava al collo, proprio giusto giusto. Dopodiché dentro casa fa tutta tabula rasa,
si sentivano solo urla di persone in giro, che qualcuno era fuori, come si è saputo ha perso la vita, qualcuno si è salvato per miracolo, e altre persone che urlavano dietro, e mobili che cadevano di continuo oltre al fruscio e il rumore dell'acqua, perché dentro casa qualsiasi tipo di mobile era riuscito a rovesciarlo da noi, cioè da noi ha fatto tabula rasa, non c'è, a piano terra non c'è più niente. Siamo riusciti a salvare qualche paio di scarpe che si è incastrato in alto e qualche paio di pantaloni, il resto non c'è più niente da salvare. In un altro punto, come vedete da queste immagini, la forza del MISA ha creato una voragine nel centro del ponte che collega Ostra in località Pongelli, sulla strada provinciale 17. Numerosi i volontari che in questi giorni difficili si sono divisi nei comuni più colpiti, tra questi dei giovani ragazzi provenienti da Corinaldo. Siamo stati coordinati dalla Protezione Civile di Corinaldo. Quale attività avete svolto in questi giorni? Abbiamo tirato fuori tutti gli elettrodomestici, i mobili, in modo da liberare per far fronte poi ai vigili del fuoco che con le pompe tiravano fuori l'acqua. Ora c'è tanto fango e ci vorrà tanto tempo, insomma. Ci sono molti ragazzi, quanti siete? Dalla parte di Corinaldo eravamo un centinaio, ma non solo Corinaldo, anche tutti gli altri paesi intorno hanno risposto bene alla richiesta, quindi oggi siamo un po' di meno, comunque le attività penso che andranno avanti per un mese circa, con la polizia e tutto. Ed è finita pochi minuti fa una conferenza stampa in cui il presidente delle Marche, Francesco Acquaroli, ha fatto il punto della situazione insieme agli assessori e tecnici regionali, con i quali sono stati spiegati le previsioni meteo effettuate, l'allerta meteo in base alle carte e modelli matematici, ma anche i lavori eseguiti lungo i fiumi. Allora sentiamo un estratto delle loro dichiarazioni. Le Marche addirittura non erano attese precipitazioni. Di fatto si è verificato poi nelle ore successive uno degli eventi più difficili da prevedere per i meteorologi allo stato attuale delle conoscenze, cioè la formazione di una cella temporalesca di grosse dimensioni, cosiddetta autorigenerante, è rimasta ferma per qualche ora a scaricare quantitativi d'acqua enormi nella stessa zona che purtroppo era una zona densamente abitata del nostro territorio. La massima precipitazione registrata negli ultimi 70 anni è stata addirittura più che raddoppiata da questo evento. I livelli dei fiumi del Nisa e del Nevola che abbiamo registrato hanno visto risalite di 6 metri in 2 ore. Eravamo abbastanza confidenti che l'allerta gialla fosse il livello di allerta più idoneo. Sotto questo profilo la Regione dal 2016 ha iniziato a introdurre, a fare e a programmare dei finanziamenti importanti. Questi finanziamenti partono da 21 milioni di euro all'anno nel 2016 fino ad arrivare alla programmazione attuale che stiamo completando di 73 milioni annui. Cioè la Regione sta investendo sui fiumi in questi anni una quantità economica che credo che sicuramente negli anni precedenti, quando aveva la provincia, era qualcosa di assolutamente minore e veramente irrilevante. Le opere, che poi possiamo anche descrivere nel dettaglio, comunque realizzate, in particolar modo sono gli argini, chissà, a Senigallia l'altra volta nel 2014 ci sono stati degli argini che non hanno tenuto, in questo caso sono stati rifatti completamente. Abbiamo un ponte che è stato rifatto perché era l'elemento di debolezza maggiore e di occlusione da parte di Senigallia, e poi abbiamo anche la cassa d'espansione che vale più di 4 milioni di euro che è iniziata, diciamo, inizio 2022 la realizzazione. Volevo dire un altro tema oltre quello delle opere, quindi quando si dice che ci sono soldi che non abbiamo utilizzato non è vero, nel senso che i finanziamenti regionali noi a fine anno li utilizziamo tutti, i finanziamenti che abbiamo ci vengono dati dal Ministero e dalla programmazione comunitaria che fa la Regione, li stiamo utilizzando con le difficoltà chiaramente di fare delle gare, di fare le esproprie e via dicendo, ma li stiamo utilizzando. Io temo che per un evento come quello che abbiamo visto in queste ore, anche se le vasche d'espansione fossero state realizzate e finite, Senigallia finiva sott'acqua uguale, secondo me. Guardate, stamattina stavo per dire, scherzavo, ma c'è poco da scherzare, col sindaco di Cantiano e col sindaco di Cagli, non c'entra nulla con Senigallia, fino alla settimana scorsa attingevamo acqua da un pozzo di profondità, il famoso pozzo del Burano, per alimentare il fiume perché il fiume era in secca.
quella era l'emergenza della protezione civile della settimana scorsa, attingere l'acqua da un pozzo di profondità perché non c'era l'acqua nel fiume. Oggi siamo lì a contare i danni dentro il paese di Cantiano dello stesso fiume che è esondato. È un'esondazione in montagna, io non l'ho mai sentita, detto in fanese, perché l'esondazione la fa a valle. L'esondazione in montagna vuol dire che ha fatto una roba che non si era mai vista prima, che non era mai successa prima. Quindi capiamo che è veramente una cosa eccezionale. Ci scusiamo logicamente per la qualità delle immagini, ma erano quelle che ci arrivavano direttamente dalla regione per poter seguire in via telematica questa conferenza stampa. Andiamo avanti perché il capo della Protezione Civile Curcio oggi ha effettuato sopralluoghi nelle zone alluvionate, centinaia di persone sono ancora al lavoro per liberare dal fango case, negozi e strade. Intanto la provincia di Pesaro Urbino ha ripristinato i collegamenti di emergenza, ma è compromesso l'80% della viabilità che gravita sul Catria. Abitazioni e negozi distrutti, strade e ponti che non ci sono più, morti, feriti e centinaia di sfollati. È lo scenario apocalittico provocato dall'alluvione che ha colpito le Marche. Le attività di bonifica e di pulizia da fango e detriti proseguono senza sosta, così come quelle di ripristino dei servizi essenziali, dall'acqua al gas metano all'elettricità, anche grazie a gruppi elettrogeni temporanei e cavi aerei. Oltre ai vigili del fuoco e alla protezione civile, sono migliaia i volontari, tra cui anche molti giovanissimi, che armati di vanghe hanno raggiunto i territori più colpiti per aiutare la popolazione, ma c'è ancora tanto da fare. Ieri il Comune di Senigallia ha pubblicato una mappa con l'indicazione delle aree interessate, dalla piena dei fiumi Misa e Cesano. Per poter eseguire i lavori più velocemente e in sicurezza è stato istituito il divieto di transito. Possono circolare i veicoli delle forze dell'ordine, della protezione civile, i mezzi di soccorso, i veicoli impiegati nella rimozione dei rifiuti, quelli dei residenti e di quanti prestano servizio a favore dei proprietari degli immobili. Il centro operativo comunale ha disposto la sospensione del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano anche per l'intera giornata di domani, martedì 20 settembre, perché molte vie non sono ancora transitabili. Inoltre resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, il centro diurno Alzheimer e quelli per disabili, così come i musei e la biblioteca Antonelliana, nonché gli uffici postali di Senigallia Centro, Saline e Cesano. Oggi il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha effettuato sopralluoghi partendo dalla provincia di Pesaro per poi passare in quella di Ancona. Siamo sul territorio per parlare con i sindaci, per vedere direttamente le attività che sono state poste in essere in questi giorni e comprendere ancora le necessità che sono rappresentate dal territorio. Ovviamente c'è una dichiarazione di stato di emergenza che è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri, abbiamo firmato l'ordinanza di protezione civile che nomina il Presidente della Regione commissario delegato e fornisce appunto i poteri al commissario per attivare, per mettere in atto le prime misure. Il sistema è coordinato, devo dire che c'è grande presenza sul territorio, i sindaci sono veramente dei punti di riferimento dovunque li trovo molto centrati sulle attività che stanno ponendo in essere, quindi stiamo migliorando la catena di comunicazione con la parte regionale e poi col sistema nazionale, visto che è stato attivato anche con la presenza di volontari che sono pervenuti da diverse parti d'Italia. Intanto mezzi uomini della provincia di Pesaro Urbino sono al lavoro senza sosta insieme alle ruspe delle imprese private sulle strade colpite dall'alluvione. Lo sforzo è enorme, ha evidenziato il dirigente provinciale Mario Primavera, anche perché l'80% della viabilità dell'area del Catria è stata compromessa. Ci sono intere sedi stradali completamente distrutte da ricostruire, tutte quelle che portano al monte praticamente non esistono più. D'altra parte è stato ripristinato il collegamento da Serra Sant'Abbondio all'eremo di Fonte Avellana, ma solo a una corsia ed esclusivamente per i mezzi di pubblica sicurezza. Garantito anche il collegamento Cantiano-Chiaserna grazie al bypass di passaggio attraverso strade comunali con senso unico alternato a tratti a due corsie. Ripristinato anche il collegamento Serra Sant'Abbondio-Pergola. Per tutto il resto della viabilità provinciale, ha detto il dirigente, si potrà intervenire solo con finanziamenti ingenti e con tempi sicuramente non brevi.
Una nostra telespettatrice ci ha inviato delle fotografie per mostrare la situazione della strada provinciale 48 Cabernardi-Montelago. Come potete vedere dalle immagini, ci ha scritto, la strada non esiste più. È stata portata via dalla furia dell'acqua, delle frane ed è crollata in più punti. Questo era l'importante collegamento tra Sassoferrato e la frazione di Cabernardi per poi proseguire verso San Lorenzo in Campo e la costa. Il tratto è utilizzato anche da mezzi pesanti di soccorso, ha proseguito, e senza questa strada Cabernardi e le frazioni vicine sono isolate, con tutte le conseguenze che ne derivano, difficoltà per spostarsi, per il lavoro, per la scuola e per le emergenze. Torniamo ora a parlare di aiuti, perché il Comune di Senigallia ha lanciato un appello a tutte le persone che possono mettersi a servizio degli alluvionati. Si cercano volontari per spostare mobili, togliere il fango con le pale e scope, usare idropulitrici e dare assistenza a chi ne ha bisogno, hanno scritto sulla pagina Facebook del Comune, dove sono stati pubblicati anche la mail e il numero di riferimento. In alternativa si può passare direttamente al seminario di Via Cellini, dove saranno date tutte le informazioni. Questa mattina la Confederazione Italiana Agricoltori delle Marche ha fatto il punto sui danni provocati appunto dall'alluvione. Siamo in collegamento con la Presidente Provinciale Sabina Pesci. Buonasera Sabina. Buonasera Simona, buonasera Fano TV. Il vostro lavoro è partito da un censimento delle aziende agrituristiche. Cosa è emerso? Guarda, tantissimi agricoltori colpiti dalla calamità di giovedì scorso. E grandissimi danni alle colture, soprattutto i vigneti, frutteti, girasole, mais, ortaggi di pieno campo, quali le cipolle, i cavoli, l'insalata, poi per non parlare della Marina di Cantiano e delle aziende agrituristiche, alcune delle quali non hanno più accessi e tre delle stesse sono state completamente distrutte, due nel comune di Sassoferrato e una nel comune di Serra Sant'Abbondio. Le drammatiche situazioni anche degli allevatori, degli allevamenti, le vacche che alcune sono state addirittura fulminate uccise dai fulmini e tutto il resto degli allevamenti ora sono senza acqua. Che dite? I nostri uffici sul territorio si sono mobilitati per disporre subito le richieste di stato di calamità. Invitiamo i nostri soci e gli agricoltori tutti a rivolgersi ai nostri uffici, che sono sempre operativi, per tutti gli adempimenti necessari. In questo senso stiamo operando in sinergia sia con la Regione che con gli altri enti per contribuire alla predisposizione degli aiuti necessari. Noi chiediamo come Presidente, io come Presidente di Pesaro Urbino, il mio collega Presidente di Ancona, chiediamo che occorre innanzitutto ripristinare le vie di comunicazione, i ponti, le strade e anche quelle ponderali. Poi il ripristino degli acquedotti, consideriamo che ancora abbiamo delle abitazioni o delle zone di Serra Sant'Abbondio senza acqua. Poi chiediamo inoltre il blocco delle bollette energivore e delle cartelle esattoriali, la moratoria sui mutui delle imprese e dei cittadini e inoltre un'esenzione al credito d'imposta. Alcune di queste cose le chiedevamo già per la situazione in cui siamo, ma figuriamoci ora con questa calamità cosa possono passare i nostri agricoltori, i nostri allevatori, i nostri associati. Certo, grazie Sabina per questo aggiornamento, grazie e buon proseguimento di serata. E ad attivarsi è stata anche l'unità di crisi e coordinamento regionale del Ministero della Cultura, che ha verificato i danni al patrimonio culturale delle Marche. La scorsa settimana, oltre agli interventi a Cantiano, sono stati messi in sicurezza tutti i beni mobili conservati nella chiesa di Santa Maria delle Tinte a Pergola, in modo da procedere a un eventuale intervento conservativo. Numerosi i sopralluoghi e gli interventi di recupero previsti già da oggi e per tutta la settimana nei territori dell'Alto Anconetano e del Senigallese, in stretta collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Ancona. È stato un fine settimana intenso e di lavoro anche per le forti raffiche di vento che hanno provocato feriti, incidenti e una strage di alberi.
Sono state ore di apprensione quelle vissute sabato mattina dopo l'alluvione che il giorno precedente ha messo in ginocchio diverse comunità marchigiane. Da metà mattinata, infatti, una tempesta di pioggia e vento con raffiche fino a 100 km orari si è abbattuta sulla regione e in particolare sulla provincia di Pesaro Urbino, causando una strage di alberi, feriti e ombrelloni sradicati dalle spiagge. Diverse le vie chiuse al traffico per permettere la rimozione di piante e rami caduti in strada e sulle auto, come successo anche in Viale Italia a Fano e in Viale della Vittoria a Iesi, dove un albero di grosse dimensioni ha interessato due veicoli che stavano transitando, ma per fortuna i conducenti ne sono usciti illesi. A Fosso Seiore una piccola tromba d'aria ha fatto volare il tavolino di un bar che è finito sul volto di una persona poi trasportata al pronto soccorso. Sulla statale, invece, un furgone telonato si è girato su se stesso ed è finito fuori strada. Paura anche sul litorale, dove l'acqua del mare ha raggiunto chioschi e capanni, rovinando arredi, strutture e attrezzature. Una situazione che ha costretto qualche gestore a chiudere lo stabilimento e a terminare così la stagione balneare. In diversi comuni i sindaci hanno invitato i cittadini a rimanere a casa. C'è troppa gente in giro a fare le foto, soprattutto in Viale Trieste, avevano commentato Ricci e Vimini a Pesaro, spiegando che si stava intralciando il lavoro non facile di Aspes e del centro operativo comunale. Anche a Fano è stato aperto il COC per coordinare più di 50 interventi. Abbiamo messo in campo 6 squadre, hanno spiegato serie e fanesi, costituite dalle imprese che lavorano per il comune, dai volontari del Cibi Club Mattei e ASET. Con la collaborazione della polizia locale e dei vigili del fuoco è stato fatto un grande sforzo per risolvere le criticità che si sono presentate. Gli interventi principali sono stati fatti nelle zone periferiche, tra cui Via della Galassa, dove è stata necessaria una ruspa per rimuovere gli alberi caduti, poi Carignano e Montegiove. Interessata anche la città, con particolare riferimento a Viale Piceno e Via Papiria, che è stata chiusa al traffico dopo che un albero è caduto su un'auto senza provocare gravi conseguenze. Inoltre, per più di 2 ore sono rimasti bloccati i treni lungo la linea adriatica a causa del crollo di un muretto di recinzione nel tratto tra Pesaro e Fano. Decine le foto inviate dai nostri reporter di strada che hanno segnalato situazioni di pericolo e gli interventi in corso. Anche oggi sono proseguite le operazioni di pulizia, così come i sopralluoghi per valutare le alberature a rischio. Considerata la situazione emergenziale vissuta dai senigalliesi in seguito all'esondazione del fiume Misa, ASET SPA comunica di aver messo a disposizione del comune di Senigallia, in via prioritaria, i propri mezzi adibiti alla rimozione di rami e tronchi d'albero. La società dei servizi si scusa anticipatamente per gli eventuali ritardi che potrebbero essere registrati in questi giorni nella rimozione dei rami e degli alberi caduti sabato a Fano a causa del forte vento. E a causa del maltempo è saltata anche la cerimonia che era prevista all'interno dell'ex caserma Paolini in occasione del 22° anniversario dalla chiusura. Si è svolto comunque un raduno del quadro permanente e quiescenza del 121° Macerata di Fano. All'incontro organizzato dal maresciallo Luigi Troiano erano presenti diversi ufficiali e il generale Vito Castellaneta, l'ultimo comandante della caserma Paolini. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato all'inaugurazione di una statua in bronzo raffigurante il prete buono Don Achille Sanchioni. Grazie per averci seguito, l'appuntamento con l'informazione per domani mattina alle 7 con Massimo Foghetti. Buona serata a tutti.